è la cosa che parlavo loro, cioè Sergio ha detto il Porto Benzinza non ha mai presentato il libro Porto Benzinza. Mi piace, sempre la maniera di andare. Va bene, sì. Abbiamo recuperato. Qua. Piedi, mi ha invitato a leggere quelle pagine che poi compaiono su quell'opuscolo, come mi aveva chiesto anche di scrivere per Coco Modello, io ho scritto anche per Coco Modello un lungo racconto, che però non c'è stato tempo di pubblicare. Qua c'è Arrivo Modello. Sì, c'è una parte, appunto, è la prima parte del libro, ma quello di Coco Modello è molto bello perché anche storico bene, non è più comparso perché la nostra vita purtroppo se n'è andata. Sergio, allora ovviamente è cresciuto parecchio, quindi o ti svegli o ti allarmi, pensi, quindi le domande sono per qualcuno. In realtà io non pensavo di scrivere questo libro. Io stavo scrivendo, ho cominciato a scrivere, la biografia di Torri di Camilla, che tutti conoscete, no? Perché ha 75 anni, 50 anni di missione, in giro per il mondo, è stata qui un anno fa per operarsi, e dico, devo cogliere questa occasione, perché se non la colgo adesso, quando la colgo questa occasione? Quindi quando sono andato a prenderla a Verona, era il 19 ottobre del 2013, dopo l'operazione, per ritornare a dire convalescenza, durante il viaggio ho cominciato a fargli domande, in realtà avevo tutto in mente, già da un po' di tempo, come impostare, come imbastire il discorso. Poi andando, si può dire, questo libro di Camilla, che è molto ponderoso e che uscirà fra 3 mesi, sarei onorato di presentarlo a Benzinza, il doppio di questo come spessore. E andando avanti con il lavoro, ho immaginato che mia sorella missionaria per il mondo, dopo l'Africa e l'inizio dell'America Latina, tornando in Italia, tornavo al Golfo, come è tornata tante volte che l'avete incontrata, e naturalmente questo era il motivo di un excursus affettivo, emotivo, di tanti ricordi che ritornavano. E quando mi sono accinto a scrivere questo quinto e sesto capitolo del suo ritorno, questo rituffo nel porto della sua storia, della sua famiglia, tra i suoi amici, perché molti del prossimo libro anche del corpo sono citati, mi sono accorto di essere in preda quasi a una scrittura automatica, andava pagina su pagina, troppo lungo, e allora ho detto non posso pubblicarlo insieme con quello di Camilla, anche perché questo è un po' più corporeo, più realistico, più su, quello di Camilla è un po' più virtuale, più verticale, più spirituale. Allora ho deciso di scorporare, e questo libro è nato da una costola di quello che uscirà. Come era nata la costa di Adamo, così si dice. Poi, poi la particolarità di questo libro è che i scritti non hanno detto bene, no? Si riprende un pochino quello che avete detto, che ci ha fatto praticamente no? Stesso si vanno a riprendere vecchie lingue, no? Ma Gibson è stato l'esempio, la passione di Cristo è stato l'esempio. Perché Sergio ha deciso di scrivere un libro senza letto bene? Perché purtroppo è una lingua che si vede, non purtroppo per noi perché è la nostra lingua. In tutte le nostre famiglie alzi la mano in quale non si parlava bene, in tutte le nostre famiglie si parlava bene, prevalentemente, poi certo c'erano anche le famiglie emiliane, le famiglie friulane, di altre realtà c'erano e c'erano. Però tra queste 3.000 famiglie dell'Agro Pontino, coloni, prevalentemente si parlava il Veneto, quindi erano circa 30.000 persone che parlavano il Veneto, e quasi esclusivamente il Veneto, in casa, perché sapessero anche parlare italiano, ma allora insomma non era così diffuso anche la... E per rendere meglio con un'immagine neorealistica,
questa situazione, per non perderla, per non farla sfumare, perché non diventasse evanescente, perché anche i nostri figli, i nostri nipoti che non parlano più il veneto, forse lo capiscono, ma non lo parlano, e non dimenticassero questo apporto importante, quello che siamo stati. Tra 100 anni il veneto più non lo parlerà proprio più nessuno, però si deve sapere che c'erano 50.000 persone che parlavano il veneto, che qui il veneto c'era, che Latina era Vittoria, Latina era forse l'ottava provincia del Veneto, come qualcuno l'ha battezzato. Allora, ho detto, questo frammento storico, questo ricordo, non voglio che si perda. E sì, e allora ho tirato fuori il Veneto, nei dialoghi familiari, come si effettivamente si svolgevano. Un Veneto che non è Tolpolesano, che non è... è quello trevigiano, la marca trevigiana che guarda già verso Venezia, quindi la marca trevigiana, la Campania, era un po' il luogo di andavano i veneziani per trascorrere vacanze, Asolo, Palermo de Grappa, era in comune di Asolo anticamente, quindi è un Veneto aperto già verso Venezia, perché qualcuno dice che è un Veneto che si capisce. Il primo lettore di questo libro è stato un ispettore calabrese, l'ispettore Parone, che mi ha detto, ho capito tutto quanto, anzi, dice, ancora non ho mai fatto la dedica, sarai il primo a fare, farai la dedica, il primo libro te lo faccio con le piedi. E quindi un Veneto che però è curato, è attento, è quello che si parla in casa, ma mi sono confrontato con i dizionari, non è Veneto a caso. Sono andato a Venezia, in campo San Geremia, alla libreria internazionale, a prendere il Poerio, che è un vocabolario insieme al Veneto, la lingua veneta, nel 1858, prima delle evoluzioni, prima delle tante evoluzioni moderne. Poi mi sono confrontato con altri dizionari veneti, e Coltro e altri, però senza mai staccarmi dalla lingua che effettivamente si parlava in casa, la lingua che effettivamente trovo straordinario che in Abruzzo o in altre parti d'Italia dove hanno letto il libro mi dicono, se io l'ho letto appena appena un po' la lettura, il ritmo, dice, riesco a capire tutto quanto. Questo è il prodigio della nostra lingua, non era soltanto il dialetto, era una lingua delle prove. Parlavano gli ambasciatori, lo scrivevano le loro relazioni, insomma, per 1000 anni sappiamo tutti quello che è stato Venezia, Serenissima, è stato uno Stato, è stato importante, uno dei più importanti d'Europa, quindi era una lingua, la dignità di una lingua, insomma. E quindi ho creduto di non perdere questo nostro contributo che abbiamo portato. Poi c'era vicino a casa straordinari, molto antenne, che mi dice, mi salutava sempre, voi non sapete, Andrea, voi non sapete. Cominciamo a parlare in Veneto, quindi io rendiamo gli omaggio anche a Milano. La risposta che hai fatto insieme a quello che ho smarcato con l'amico, quindi sono andato a cambiare, e la tua ultima, l'ultimo racconto del signor Milano, quindi sono smarcato anche in comunità, vicinità e famiglia. Prima di andare a mettere qualche riga, io sono circondato oggi immagini di vita con gli altri, persone. Qui si vede la felicità, la sofferenza, il lavoro, la fatica. Questo è un territorio, qualcuno vedendo delle immagini che mi ha detto, sembra di vedere in queste immagini degli sketch, dei fotogrammi che il film Cielo sulla Palude che racconta la vita di Santa Maria Moretti in questo territorio, un bellissimo film. Ho avuto l'occasione anche di conoscere l'attrice principale, Lorini Sorsini, in occasione della commemorazione di Santa Maria Moretti nel 2011, quindi 110 anni della morte, del 60° anno della sua beatificazione, ha fatto visita al nostro territorio, un territorio che rimasta nella sua mente, nel suo cuore, un territorio che lui che dobbiamo. Quindi tornando a te, l'ultima domanda per adesso, prima di leggere un pochino la parte del libro, hai parlato appunto di comunità, hai parlato di famiglia, guardando le immagini, interviste, studiando un pochino il territorio, tu probabilmente hai completato un libro che noi pensiamo che sia il massimo di quello che potevi raccontare. Ma Sergio Andreatta è soddisfatto di ciò che ha scritto nel libro? Non pienamente. Tanto hai ricordato, c'è la sua palude di cui ne parlo brevemente a passare anche nel mio libro, insomma, Santa Maria Moretti è stata canonizzata nel 50. E qui dal borgo, da questa parrocchia, da questa piazza, sono partite delle corriere, sono portate in piazza San Pietro ad assistere alla canonizzazione operata da Papa Pio XII. Lo ricordo nel libro,
perché la religiosità era molto forte, siamo sempre stati molto legati alla Chiesa. Adesso ci sono sensibilità diverse, evoluzioni di pensiero, di sensibilità, però una volta si era tutti intorno alla Chiesa. E sì, non sono tanto soddisfatto di questo libro, cioè leggo certe pagine e mi sorprende di come le ho scritte, perché francamente vi dico così, sono scritte anche bene, buon italiano e buon bene. Però non sono molto soddisfatto, nel senso che proprio in questo contesto qua, ad esempio, di cui in questa sensibilità di cui tu stavi parlando, forse avrei potuto ancora di più lavorare sulla coralità, sugli apporti di qualche annotare, intrecciare qualche altra storia, in maniera da allargare il discorso un po' più, farlo un po' più corale. Ma questo non è stato possibile, perché andavo anche un po' in velocità, perché il mio obiettivo era pubblicare quell'altro, proprio non che uscisse questo, no? Però certo, se dovessi fare una terza edizione del probabile futuro, magari se qualcuno mi dà una mano, qualche altra storia interessante che poi uscì fuori, qualcuno l'ha anche raccontata, la potrei anche aggiungere, oppure scrivere un nuovo libro su storia mosaico, non so, storia della comunità, o chiamiamolo, poi troveremo un titolo. Mi interesserebbe molto questo discorso, perché era... Questa è la storia di una famiglia, la storia di tutte le famiglie, se vuoi, perché la storia è simile, è analoga, però insomma ci sono anche tanti altri episodi, tanti altri racconti, insomma, no? E che si possono aggiungere, no? Senza strutturare. Ma un assist per la terza edizione? Potrebbe essere, sì, ma tanto sto lavorando a quello di Camilla, ma è terminato, proprio oggi stavo rileggendo con mia moglie, andrà in stampa a breve. Sì, certo, perché insomma mi era più facile parlare della storia dei miei, no? Poi tu hai ricordato queste belle fotografie. E c'è Marco De Rovo, un grande fotografo, che ha pubblicato con il commento del più grande poeta veneto, il grande poeta veneto, fino a qualche anno fa dicevo vivente, penso, non so, adesso è morto, un paio di anni, posso dirlo, però hanno pubblicato Testo a Terra, è un libro che parla appunto dei coloni nostri, una ventina di storie fotografiche di questo, con il commento breve ma molto pregnante di Andrea Zazzotto, questo libro, e dove in copertina questo libro, guarda caso, c'è il nonno di Mirko, c'è zio Aurelio. Marco De Rovo scattava la fotografia dei coloni, è venuto qua zio Aurelio, che c'era sui 75, 72, 73, ha visto questo uomo alto, robusto, impressionante ancora per lui, e tra tutte le fotografie che ha scattato, questi 20 a Borgo Carso, Borgo Fotolora, ha scelto quella di Aurelio, cioè, si trova anche in internet la fotografia, e l'ha messa in copertina. È stato fatto un manifesto, è stato portato al Palazzo della Ragione di Padova, è stato portato in mostra a Verona, è stato portato in mostra due o tre anni fa ai Musei Capitolini di Roma, con tutte le fotografie dello scattato, e quindi col manifesto di questa Testa a Terra, si chiama, quindi è citato nel libro, e perché, insomma, la Terra parla attraverso i suoi protagonisti, io me lo ricordo questo zio, la sua zampetta, fino a oltre 80 anni, nella sua linea non c'era un filo d'erba, volevate vederlo come la curava la sua linea, come era amante della sua terra. E tanti, oltre lui, era la stessa cosa. Tanti amavano loro terra. Tanti hanno amato loro terra. Tanti sono morti per il riscatto della loro terra. Per questa terra era una sua promessa. Un po' come gli ebrei, loro avevano altre idealità, ma anche i diviva qua. La terra era promessa, la voglia pagare, che sacrifici. La Manfrin Marina, che è venuta, c'era la casa mia, si chiamava la Terra Crea. Cioè, a casa mia si chiama Terra Crea, Creta, non produceva niente, nel libro è scritto Terra di Libre. Insomma, vabbè, però, esempio, sì, non era la terra fertile di Borgo Colora, di Borgo Casso, dove si facevano tutti quei quintali di grano, quelle belle messi fruttifere, fruttuose. Ma che ne ricordo di voi? No, io volevo fare un altro a Sergio, anche se non ci conosciamo, io sono padre molto maturo, quindi è una domanda. Però io vorrei un po' dire, e comunque perché sempre è iniziato la Chiesa del Muro, cioè ogni storia c'è sempre la Chiesa, quindi
quindi io non sono niente. E questo è bello perché è una delle chiese più belle che c'è in Sant'Ambrogio. E la domanda invece è questa: a distanza di dopo te hai scritto questo libro, quindi che ne pensi dell'evoluzione del mondo da ieri, anche se non l'hai visto proprio direttamente come storia, ad oggi? Secondo te come evoluzione nel bene e nel male? Questa è una domanda anche politica, tra virgolette, no? Allora, c'è una prima di tutto c'è una fotografia là sopra di come ho vissuto l'evoluzione della Chiesa. Tanto la Chiesa lì c'è una fotografia dove sulla lunetta c'era una pittura di San Francesco. Qua la pittura si è deteriorata, è andata via. È stata messa una croce bianca, che ce la ricordiamo, su fondo azzurro, non valeva niente. E io ho fatto fare da vari di Timofte quel San Francesco che benedice la piazza. Ho fatto fare io tutte quelle pitture lì in chiesa, l'ho fatto fare io. Quindi anche nella chiesa di Frezzotti, Giulio Frezzotti, molto bella nel suo disegno, c'è stata questa integrazione pittorica e scultorea. L'abside con il cantico delle creature di San Francesco interrotina, la scultura con la Via Crucis e la lunetta. Interrotina, se voi guardate lo sfondo degli otto quadri di Valentin Timofte, pittore rumeno, che ho conosciuto per caso a Roma, che poi abitava a Sezze, nella casa di Ginestra, verso Passiano, quando io facevo direttore per 12 anni a Sezze, siamo diventati molto, molto amici. E praticamente, guardate gli sfondi, sono molto belli, perché sono gli sfondi della nostra terra. Sul lato vedrete il fiume Stura, sul lato vedrete il campo di grano, sul lato vedrete la facciata stessa della chiesa con delle mucche davanti, cioè voi vedete proprio il paese scorrere, il paesaggio continuo, nei denti, in una diacronia, lo vedete scorrere il paesaggio. E questo passaggio, questi fotogrammi, in origine c'era l'idea di mettere come intermezzi quasi dei fotogrammi, come se nel passaggio del tempo, poi lo abbiamo messo perché la chiesa non è una sala cinematografica, però quel lavoro che c'è tra una tela e l'altra, che sono delle foglie dorate, è lì, se voi fate attenzione, o molta attenzione, c'è parte dell'inizio del cantico delle creature di San Francesco, lodato sì il Signore, c'è scritto, c'è scritto delle parole lì tra un quadro e l'altro, solo con molta attenzione, avvicinandosi, si possono leggere in verticale dall'alto verso il basso, quindi ci vuole attenzione a leggere queste cose. Poi, nel pieno di questa storia qua, pensavamo che quella del grano, San Francesco che benediceva il grano, non solo questo, diventa un po' più centrale, invece il vescovo pensa invece la vita. Cioè, c'è scritto nel prossimo libro, me l'ha vietata perché i santi non possono mai stare di spalle ai fedeli. Santi non devono mai stare, ci sono delle fotografie dei calci. Come è cambiato? Tu, appunto, che l'hai letto il libro, verso le pagine finali, non trovi tutta l'evoluzione veloce. La faccio immaginare, la faccio vedere agli occhi di Camilla, che sta lontana, che torna raramente ogni 4-5 anni, e quindi lei ha osservato tutti questi canali, abbiamo osservato anche noi. Noi, e qui in 80 anni forse arriviamo alla fine del mondo, avevamo la selva di cisterna con i suoi boschi, con le sue macchie grandi, con i suoi fiumi, poi lui ce n'era poco, perché eravamo abbastanza alto, questa è una tuna quaternaria antica, quindi qui che dice palude, ma dove stava la palude? Verso il basso, a casa tua stava la palude, verso il basso, di là, no? Verso la femmina morta, però dai, era paesizza, tanta palude, tant'è che la terra non è così nera, nera dato dalle foglie che bacivano per 100 anni, per 2, per 1000 anni, cadevano, bacivano, facevano humus, facevano la terra buona, no? Facevano la terra acida, la terra buona, io la paesizza, terra bianca, terra rossa, le crepe, cioè, perché era abbastanza alta, stava a spiovere, era una dune, come tale l'acqua spioveva, non si fermava, tranne che in alcuni punti molto bassi. E questo si dimostra anche dal tempo dei Romani, anche prima, perché qua se va in giro con attenzione si vedono per esistenza dei Volsci e per esistenza dei Romani. Quando
osculta, valido osculto lungo la Stura, anche qua dietro la chiesa qualcosa, andando verso di là dove abitava Lucchetta, c'è addirittura del periodo villanoviano, si trova delle tesi. In fondo dove c'è l'altro del curatore verso la 148, invece è stato trovato un cimitero di elefanti, quei mega elefanti che c'erano 3, 4, 5 mila anni fa, che Blanca ha dimostrato, quando con la stratificazione del canale Mussolini ha dimostrato il cambiamento del clima in questa zona. Era molto più caldo. Sappiamo anche che non esiste queste cose, queste cose. Allora, però per il recente, per questo qua, c'era la selva, poi la selva è stata dicioccata, è stata abbattuta, si è proceduto all'appoderamento, quindi l'hai detto anche lì, l'appoderamento. L'appoderamento e quindi le prime coltivazioni, l'unica monocultura che era grave, perché il regime puntava la campagna, la battaglia del grano, quindi frumento, che gli serviva anche per dar da mangiare alle persone. L'Italia non era in un bel periodo, usciamo dalla crisi del 29, dalla guerra del 15-18, dalla crisi del 29 che si aggiunge. E certo, lassù c'era ancora la devastazione, il paese stentava a riprendersi, le case erano state distrutte, a tutta l'Italia era così, perché chi poteva se ne andava all'estero, come oggi altri paesi del mondo, di altre latitudini. E quindi il grano che interessava al regime. Già era stata buona, peraltro, la soluzione della politica, perché aveva soddisfatto parte di queste esigenze migratorie. Qui immagino Mussolini che sulla sesta, la sella del Papa, guarda tutto soddisfatto, mettendosi magari con lo scrivo, ma le mani magari ai fianchi, come spesso faceva, allargando le gambe, con gli stivaloni, guarda giù verso la pianura e ti vede al posto della palude quello che è stato capace di fare, vede le strade, vede i borghi, vede le case, vede i poderi, con una certa soddisfazione. No. Allora, il grano. Dopo il grano, dopo la guerra, però non prima, ci si accorge che il grano almeno per Sizza non poteva andare, e allora si comincia un po' con la viticoltura, si prova la viticoltura, nasce l'esigenza della cantina sociale, dove si possa conferire. Le prime industrie, perché la cassa per il mezzogiorno, appena nasce, portano le prime industrie, cattedrali al deserto, e qualche altro tipo, poi la comunità europea, il mercato, ti ingiunge di calmierare la produzione delle vite, non si può produrre troppo, ha bisogno di secondo standard, e quindi ti addirittura ti finanziano qualcosetta se tu le vai a togliere, no? Poi c'è la crisi industriale, ecco le cattedrali del deserto, le fabbriche si entrano nella crisi, la cassa integrazione, la disoccupazione, intanto c'è lo sviluppo che raggiunge anche le nostre campagne, delle tecnologie, oggi non c'è nessuna nostra casa che non abbia internet, che non abbia computer, che non abbia digitale. Quindi da un lato beneficiamo degli influssi più ampi della società, dall'altro lato nel piccolo il territorio ha avuto un flusso e un riflusso. Siamo in una fase economica particolare che tutti quanti tocchiamo con marzo. Fatto riferimento al governo di in alto tutto il periodo in cui ragazzi sono giovani e oggi completamente abbandonato a se stesso, inquinando anche quello che è un territorio quello che giustamente perde e quant'altro. Tu nel libro fai riferimento molto alla pubblicità, e lo hai anche accennato in quel passaggio del tuo lavoro, il tuo lavoro esista purtroppo ha una situazione che è quella che hai. E hai voluto inserire appositamente una serie di interventi sull'ecologia, per evitare un riferimento alla discarica, oppure è comunque una storia tra virgolette veritiera ma organizzata, oppure c'è poi una sorta di polemica fine nel costrutto. La storia è sicuramente vera e anche un pochino polemica, hai ragione. Ma l'ecologia, cos'è l'ecologia? L'ecologia è la base di tutta l'ecologia, no? Insegnante, tu mi insegni ecologia, vuol dire dal greco casa di tutti. E tutti ce ne dobbiamo occupare. Se in casa mia piove, chi è che aggiusta il tempo? Aspetto che gli altri aggiustano il tempo, lo devo aggiustare. O personalmente lo chiamo qualcuno. Quindi l'ecologia è la casa di tutti. È la nostra casa. Non a caso Paolo, un giorno, ha parlato dell'enciclica. Ha fatto l'enciclica, la prima enciclica sull'ecologia, che è intitolata Laudato Si, come quello che c'è scritto lì, tra le valle
di San Francesco, è un atto sì di ecologia, che tratta per la prima volta dei temi ambientali. Non dobbiamo trascurare l'ambiente, i nostri bambini sempre bisogna insistere, se i nostri nipoti, bisogna insistere sull'ecologia, sempre. È un valore primario, è un valore fondante. E allora, guardando quel Sizza, e vi immagino di portare il porco da Mila davanti alla discarica, facciamo delle considerazioni. Come si fa? Abbiamo partecipato anche insieme a dei movimenti nel 2005 per cercare di fermare il termovalorizzatore, per ricordare, per ricordare, no, niente, quant'altro, ho fatto anche qualche cosa. Ma di fronte a questi poteri c'è per poco da fare. Sì, ma quella è una cosa meglio. Allora, ci siamo prima macchinetta da amico per cortesia. E l'ambiente è cambiato moltissimo. Pensate che la valle Ascura, valle della Roccette, la culla della città, si trova una delle prime epigrafi in lingua latina dell'VIII secolo avanti Cristo, considerata dagli storici la prima epigrafi. Poi il culto della madre battuta, il mio amico Michelangelo, una rosa che abita a casa tua, peccato che non ci sia il grande professore. Beh, chiamatemi però, ecco, se sei un amico, la foto, investito lì. Ecco, Michelangelo ti può dire che ci sono insediamenti di lungo il fiume alle 5.000 anni fa, ti può dire che al Casale Vecchio sono stati repertati ceramiche, micenee e bronzi, può dire tante cose, ci apre la mente e ci può far capire questo territorio. Sì, siamo arrivati noi come ultimi coloni, dopo i coloni andiamo, perché come diceva il Presidente, siamo in tante oggi, siamo in tante regioni, forse anche in tante personalità, in tanti pensieri, in tante sensibilità. Però questo territorio è praticato, dimostrato già 5.000 anni fa. Allora, tu vai lì, in quella che è la culla della nostra città, ma non di Paesizza, ma non di Latina, la culla della civiltà, del Lazio, Lazium, l'altro spazio. Tu te la vedi lì, senza nessuna sensibilità culturale sovvertita, distrutta, modificata, scavata. Le Platon Sculpta, come si chiama quello che abita al confine, che c'era la serra elettrica, potute chiudere, nel suo campo c'era una Platon Sculpta, sono state trovate perfino le monete del 248 d.C. e altre cose che io ho viste, Vasellame e altre cose. C'erano ville romane. Domus Sculpta era la casa di campagna, la fattoria di campagna. Allora, quella che era una civiltà, la Mater Quantuma, Sapio, una città di 15.000 abitanti, una delle capitali, un santuario antico, Mater Quantuma, era la madre della vita, delle nascite, delle partorienti, la Madonna dei tempi. Questa era la vita, era una famiglia dei tempi, una madre Quantuma. Allora, una cosa così importante, e mi ricordo il libro del mio amico Stanislao Nievo, ora che l'ho letto, dove parla appunto di Sabrico, è la madre Quantuma. E tutti quei resti così importanti, sacrificati alla discarica. Non c'era un altro sito che si potesse trovare in tutta la provincia, io capisco che è facile, ma non c'era un altro sito. Solo che Paesizza è sempre lottato un po' politicamente, sempre stata considerata un po' fuori dai grandi circuiti politici, e allora è stato comodo piazzare a Paesizza questa cosa, anche perché era poco abitata, anche perché, andando a vedere la mappa, Paesizza, quella non Falcone, se voi immaginate un triangolo Latina, Cisterna, Nettuno, oppure un quadrilatero anche con la Triglia, sta al centro, sta a 15 km, 12-15 km da tutti, molto comodo a pensare, il cestino deve essere messo in modo che non ci voglia molta strada per andare a pensare immondizie, rifiuti, no? Quindi anche la mappa
giocato a suo ruolo in quello che è avvenuto veramente qualcosa di molto, perché insomma lì sono giocato di tutto. Noi parliamo della terra dei fuochi, e cos'è quel tratto di fortuna non le stesse, voglio sperare, non fuori dei bordi della discarica, anche se purtroppo ne ho conoscenza che è stato versato anche fuori, è stato versato anche fuori i limiti della discarica, anche fuori l'industria farmaceutica, hanno versato, anche allora, come è stato tollerato questo? Chi lo ha tollerato? Come è stato permesso? Adesso si fanno le indagini, si va a scavare, si vede a 10 a 15 metri e si vede che il percolato sta inquinando la valle, il percolato sta inquinando la scura, che la gente c'è un tasso di incremento di mortalità o comunque di incidenza di tumore. Questo è tipo strano. Adesso ho sentito la regione Lazio, se potrebbe parlare, se qualcuno mi fa trasferire le famiglie più vicine, trasferirle dopo. Se si è posto un problema, vuol dire che il problema sussiste, il problema esiste, che lo stravolgimento è avvenuto, editorialmente è stato fatto. Purtroppo gli istituti retti stringono tra pochino l'amministrativo, e ci sono delle domande da parte del pubblico. Facciamo le domande, perché poi vorrei lasciare gli ultimi minuti per l'avventura appunto. Io preferirei le domande, perché la lettura, Gianluca ha dimenticato gli occhiali, però vediamo. Sì, potrei anche leggere. Una domanda, perché hai fatto il ministro di genere? Perché? È stato bloccato. Invece di andare a macchina di genere. Questo potrebbe rispondere. C'era anche Bruno Tomino del CNR e dell'Università di Venezia e di altre università. Mi ha fatto un convegno su questo. Perché è stato bloccato nel termine generico? Era nel giorno della liberazione di Giuliana Serena. È stato bloccato perché tutti gli inceneritori, anche quelli di ultima generazione, forse solo quelli di ultima generazione, forse no, forse c'è un rilascio di diossina che non hai idea, con tutti i filtri che si fanno, con tutti i filtri, con tutte le camere di combustione, c'è un rilascio di diossina. E quindi, questo voleva dire ancora, una ricaduta di diossina su tutte le campagne, su tutti i vini, che non tieni a fare la cantina sulla campagna, se tutto intorno c'è questa ricaduta di diossina. Quindi, non lo dico, ma ci sono altre, in agricoltura c'è però, abbiamo Santarelli che non è stato Santarelli ha vinto, ma in Italy eccellenza, in Italy di Verona è stato premiato come il primo vino d'Italia, primo in assoluto. È come un malato che campa con un po' di ossigeno, gli sforzi di un vino d'ossigeno e muore se ne dà anche il genitore di quegli anni. Ok, ultima domanda, scusate, io ultima domanda. No, sono cose importanti, sono cose assolutamente che fanno parte della vita quotidiana di noi, però magari oggi era bello anche parlare di altre bellezze di questo territorio, della storia di questo territorio. Tornando un attimino al libro, è la mia ultima domanda, perché poi ovviamente dobbiamo andare a vista da Don Orlando, che deve essere presente qui, ma per impegni suoi non ha potuto partecipare. Io prometto che la messa purtroppo non ci posso essere, perché già sono ingaggiato, perché domani c'è il vescovo nella mia parrocchia di Santa Chiara in costruzione. Viene il vescovo e io devo fare letture, per cui scusatemi. Il libro purtroppo presenti varie persone, quindi varie strutture, varie tipologie differenti una dall'altra, varie carattere una dall'altra. Spesso e volentieri si dice che qui a Latina è un prosciolo di multietnico, quindi ci sono tante etnie. Tu pensi da allora ad oggi si è creata la nostra identità, o ancora abbiamo riflesso le varie idee che c'erano prima, quindi riusciamo a avere una identità
di latina o ancora soffriamo di questa differenza come c'era in passato, di cultura, di idee e di quant'altro? Beh, la tua presenza su questo territorio è la presenza dell'imprenditore. Un imprenditore per sua natura deve essere aperto. Se un imprenditore non è aperto alle istanze, ai bisogni, e quindi è uno che sta molto attento, no, ai flussi, a rispondere ai flussi, altrimenti fallirebbe anche come imprenditore. Allora, certamente la società di oggi non è più quella di ieri, non è più quella di mio nonno. Ma questo è naturale, no? Scusate, ma io che ho dei nostri nonni. E ci sono state troppe cose che hanno modificato un po', che vanno a modificare un po' questa mentalità, no? Intanto l'istruzione che è aumentata in tutte le nostre case, bisogna ricordarlo, quanti ragazzi studiano, quanti si sono laureati, quanti si diplomano, no? E basta uno in famiglia che apporta la sua ventata. Dai, bisogna dirlo questo, no? Non accade solo giù nel territorio dove sta Camilla, che se con un'adozione a distanza non facciamo studiare, modifica un po' la famiglia, accade anche nelle nostre famiglie questo, no? Diciamocelo, la condizione oggi si parla molto meglio, ho parlato del Veneto, non è che il Veneto è sempre sublime, però so, anche la lingua italiana un po', e molti anche l'inglese, no? Allora, questa è una cosa importante, non bisogna dimenticare. Poi allora, una volta non c'era la televisione, si dice la televisione è segnata in italiano, non lo so se sia vero, con tutto il rispetto per il grande maestro Manzi, non so, non finisce mai, grandissimo, però certamente qualcosa avrà fatto, insomma, anche avrà influenzato in qualche modo, no? E certamente il lavoro, io parlo qui di quando si apre la scuola materna al Borgo, nei fini degli anni 60, 57-58, viene salvezza in Ambracia. Allora, che cosa ha fatto? Questa è un'operazione molto importante, non bisogna dimenticare, perché ha permesso alle mamme di andare a lavorare in fabbrica. Le mamme che prima stavano in casa a badare i loro figli, per la prima volta si sentono autonome, sono indipendenti, possono fare un contratto di lavoro in fabbrica, andare a fare le operaie, la mamma che stava qui in tante altre fabbriche anche vicine, che prima non potevano. Quindi la scuola ha contribuito. 30 anni dopo la fondazione, che è avvenuta il 18 dicembre 1904, qui, che è venuto proprio Mussolini a curarla, un anno dopo la Dina, c'è scritto nel libro, in maniera anche credo abbastanza interessante. E il libro ha carattere di romanzo, perché insomma sarà portato in maniera con dialoghi, appunto, carattere romanzo, però è storico. Tant'è che il BS, questo libro si vende su Amazon su BS, l'ha messo nella categoria storia, quindi c'è la bibliografia finale. Allora, le cose sono cambiate, non possiamo poi pensare, immaginare, continuare a immaginare i discorsi di nostro nonno. Questi sono i discorsi dei nostri nonni, li ricordiamo con nostalgia, con simpatia, con affetto, con tanta empatia, con tutto quello che vuoi, no? Però insomma, non è che io continuo a pensare come mio nonno, no? Forse neanche come mio padre, per dire, no? Evoluzione continua, evoluzione che non si arresta. Allora, i pensieri di oggi credo che siano diversi dai pensieri di ieri, o dell'altro ieri addirittura, ma questo è inevitabile, perché la società è una società aperta, non ha muri, non ha palizzate. Ma che cosa dobbiamo tirare su? Muri, palizzate, e muri centrali e cinesi? Presidente dell'ARIS, poi mi spiegherete perché io non c'è una posizione dell'ARIS, una cosa importante, è abruzzese. Chissà, forse i suoi. Ah, che la mia, ma i tuoi? Che venivano a trasumanza forse, a Cisterna, perché qualcuno veniva a Cisterna. Allora, siamo di tutte le regioni, siamo anche di vari stati, ma ci stiamo integrando tra di noi, no? Da chi è venuto prima, chi è venuto dopo, chi è del nord, chi è del centro e chi è del sud. Quanti razziali ci sono qui? Moglie pure, mi ricordo quando mi sono sposato, era ciociara, mia moglie, quindi figurarsi in Veneto con una ciociara. Ah! Scandalo! Anni 70 tu pensa una cosa del genere. No, allora è come oggi scusate la parola negra, non si dice di colore oggi, no? Pure c'è stato qualcuno al mondo che si è sposato con una di colore. Stella, no? E allora,
io dico, non dobbiamo più star lì tanto, bisogna stare anche attenti a certi discorsi, Il razzismo non porta bene. Il razzismo di quel ragazzo bianco di 22 anni che entra in una chiesa e ne fa fuori con la pistola. Dopo sarà andato facendo vita di andare per sentire, per pregare, e poi li ammazza perché vuole scatenare un ragazzo, o forse anche chi sia, vuole scatenare la guerra razziale. Attenzione a come giochiamo, a come parliamo con i nostri ragazzi, con i nostri bambini, attenzione a come parliamo. Perché la scuola, io ci sono stato per 45 anni, 35 da preside, la scuola insegna a stare insieme, a stare bene insieme, bene con te stesso, bene con gli altri. La Chiesa insegna la stessa cosa, la politica dovrebbe essere la stessa cosa, non a fare le guerre gli uni con gli altri. Nelle guerre gli uni con gli altri non si va da nessuna parte. Quindi andiamo a conclusione nel rispetto delle varie etnie, perché poi in fondo ci serve il rispetto per la convivenza, laddove manca questo requisito fondamentale, probabilmente l'integrazione è molto difficoltosa, quindi nel rispetto del reciproco. Allora andiamo a conclusione, abbiamo finito, quindi però, ringrazio. Però scusa solo una cosa, a proposito di Al-Karami, una posizione la prendo, perché non si può neanche pensare di accogliere senza un minimo di politica, un minimo di linea, un minimo di disciplina. Quindi quello che accade non è bello, diciamocelo francamente. Non occorre di essere di destra a destra per capirlo. No, non è bello quello che dice la cara. Poi ogni giorno si legge sulla croma che esce qualcuno da lì che va a rubare, va a scimpare, che va a fare questo, va a fare quello, che spaccia. Cioè, non è bello. Mi trovo d'accordo, Allora, Sergio, piccolo spazio pubblicitario. Sergio ci ha portato dei libri, sono una ventina di libri, chi fosse interessato all'affitto di questo libro, perché è un bellissimo libro che va letto e letto, può tranquillamente chiederlo. E noi ci vediamo al prossimo evento, non sappiamo quando ancora, con Michelangelo Rotti, di cui hai accennato in un annuncio presente nella determinata zona. Ebbene, dobbiamo sapere che a Borgo Pezzini una volta c'erano più dinosauri, quindi Michelangelo la Rotta ci racconterà per l'altro spaccato del momento. Grazie ancora. Allora, diciamo con altro, omaggia in questo libro, che cosa deve essere?